Ciao ragazzi, dunque benvenuti in questo nuovo video, il mio primo video sui mondiali e l'ultimo di oggi, nel senso che non credo di riuscire a fare un video oggi per Spagna-Portogallo, purtroppo, non so neanche se riuscirò a vederla tutta, quindi dubito di riuscire a fare il video dopo. E dunque hanno esordito nelle due partite i juventini, hanno esordito Benatia con il Marocco e Bentancur con l'Uruguay. Devo essere sincero, risultato ovviamente positivo per l'Uruguay di Bentancur all'ultimo minuto con l'Egitto, e Uruguay che secondo me già con questa vittoria mette un paletto importante per la qualificazione, perché comunque secondo me l'Arabia Saudita finirà a zero, quindi 6 punti per me li può fare. E comunque adesso sarà tosta. Sarà tosta per il Marocco, perché questa sconfitta invece con l'Iran, così come maturata, è pesante, anche perché se, diciamo che equilibrio del girone di quel girone del girone erano Spagna, Portogallo e Marocco, e l'Iran doveva essere la squadra materasso, a differenza nel girone dell'Uruguay, dove in teoria l'Uruguay era la più forte, Russia e Egitto giocarsi il secondo posto e Saudi Arabia la squadra più scarsa. Quindi credo che la Saudi Arabia farà 0 punti, credo che Russia e Egitto si giocheranno tutto nella prossima partita, che è uno scontro diretto, e penso che l'Uruguay alla fine si qualificherà tranquillamente. Credo a questo punto che il Marocco invece andrà a casa, e ha fatto secondo me, un benissimo primo tempo oggi in Marocco, solo che poi il gioco è stato molto sterile, molto brutto. Alla fine l'hai presa nell'isca con l'autorete dell'attaccante entrato per cercare di segnare, sì, ma dall'altra porta invece si è infilato da solo. L'Uruguay invece ha fatto una buona partita, niente di particolare, il migliore in campo probabilmente è stato proprio Bentancur, e devo dire la verità, anche Benatia col Marocco ha giocato bene, tutto sommato, sembrava un avversario abbastanza morbido, l'Iran invece è riuscito a fare la sorpresa. E tornando al discorso dell'Uruguay, l'Uruguay poi alla fine secondo me è andato anche troppo in là, c'è Suarez che ha fatto un'involuzione quest'anno incredibile, incredibile, non so da che cosa sia dovuto, ma veramente ha avuto un calo importante. E Cavani che ha preso il palo, poi l'Uruguay le occasioni le ha avute per segnare prima, non l'ha fatto, ha segnato all'80esimo, 89esimo con Gimenez dell'Atletico. E niente, comunque posso dire secondo me che queste prime 3 partite hanno evidenziato un livello basso del mondiale finora. È vero che le vere big ancora devono arrivare, quindi stasera Spagna e Portogallo, il Brasile, la Francia, l'Argentina, però oggettivamente l'inizio di questo mondiale non è stato molto. Sono state 3 partite abbastanza noiose, diciamo forse solo Iran Marocco, solo il finale, proprio perché c'è stato questo autorete, ma la partita secondo tempo è stato sonnolento, mica da ridere. L'unica scossa della partita è stato l'infortunio di Amrabat, che ha preso un colpo allucinante e non riusciva più a stare in piedi. Poi per il resto, francamente, è partita dalle poche emozioni, che staremo a vedere come va avanti, ecco, però francamente posso dire che il livello per ora non ha esaltato per niente. La Russia ha vinto 5-0, ma insomma, a lunghi tratti sono state partite noiose, ecco. E dunque adesso staremo a vedere come andrà stasera Portogallo-Spagna e come andranno le partite dei prossimi giorni, ecco. Quello che è certo è che già i primi dati danno come ho detto, un Uruguay secondo me verso una qualificazione tranquilla e un Marocco ormai verso l'eliminazione. Iran, che secondo me non ha che grande chance di passare questo girone, aveva più il Marocco, però che si è suicidato oggi, quindi secondo me alla fine Portogallo e Spagna. Non mi sorprenderebbe addirittura se stasera arrivasse un pareggione che farebbe bene a tutte e due. Bene ragazzi, questo era il mio primo video sui mondiali del 2018, non ne farò sempre, cioè ne farò quando vedrò, appena potrò, ecco, farò dei video molto volentieri, però non è che farò tutto, ogni partita un video, sennò anzi qua impazzisco. Chiaramente le farò per le partite tipo quarti, semifinale, magari lì li farò perché sono meno partite, ma così coi gironi, quando vedrò le partite con particolare tempo e interesse, come ho fatto oggi, lo faccio. Se non posso non lo faccio, non è che faccio dei video senza vedere le partite ovviamente. Ad esempio stasera non riuscirò probabilmente a vedere Spagna-Portogallo, o se lo vedrò a pezzi, quindi dubito di riuscire. Se mi dovessi liberare lo farò, ecco, questo lo posso dire. Beh ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao!